primo marzo 1961, nascita delle frecce tricolori. Le premesse della creazione della pattuglia acrobatica nazionale vengono fondate nella base aerea di Rivolto, in provincia di Udine. È qui che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Italiana dispone la costituzione di un reparto speciale, dedicato a perfezionare la specifica preparazione dei piloti, valorizzando le preziose esperienze accumulate fin dagli anni 20. Il nucleo originario intorno al quale si sviluppa è la pattuglia della 4ª Aerobrigata, designata come formazione titolare. Già due giorni dopo, i velivoli con cui i primi sei piloti assegnati raggiungono Rivolto hanno sulla coda l'emblema del cavallino rampante. Per la stagione 1961, gli aerei F-86E volano in formazioni di 6. Sono dotati di impianto fumogeno e sulla fusoliera blu scuro spicca un grande rombo azzurro con una freccia nera. Nel 1962 la livrea viene soppiantata da una colorazione più semplice e caratteristica, le inconfondibili tre frecce bianco, rosso e verde che si stagliano sulla carlinga e il numero progressivo sulla coda in giallo. Selezionati i migliori piloti dei vari reparti, il team è pronto. Il 1 luglio il reparto Frecce Tricolori diventa ufficialmente il 313° gruppo addestramento acrobatico, sotto la guida del maggiore Mario Squarcina. Nel 2021, per il 60° anniversario, presente il Capo dello Stato, tutti con il naso all'insù per assistere a virate, tonneau, bomba, looping. Tante figure che in sei decenni hanno rappresentato nei cieli dei cinque continenti la tecnologia, la perizia, i valori, la capacità di fare squadra dell'aeronautica militare italiana, divenendo un vero e proprio simbolo della nostra nazione. Una storia fatta di competenza e passione.